semifinale Tesei Morara, Tesei della Polisportiva Avis Morara, della squadra di casa Magic Blue Bar. Tesei apre con un 10 di bocciata. D'altronde entrambi è tutt'oggi che hanno tanti ometti. Tesei spinge il pallino verso la sponda. Spinta un po' troppo forte, non prende il punto e perde un'altra biglia di vantaggio, quindi sono due le biglie di vantaggio adesso per Morara. Tenta il calcio per realizzare i punti, una biglia per Morara che va a 10-2 per Tesei. Per Morara 6 totale a 10 per Tesei. Luca Morara contro Davide Tesei, Tesei va appunto sotto, una bella biglia, però fa bersaglio. Thank you.
non tutti gli altri, quella di Morara secondo me, senza secondo me, va bene, 3 punti, è uscito dalla parte opposta, vediamo adesso con l'ultima miglia in mano, dopodiché Tesei ne avrà due a disposizione, questa è di altro tenore, anche se il punto è aperto. Una miglia per Tesei che va a 15. Tesei ne fa tanti sempre, tutt'oggi che li fa, ne fa altri 8, si porta 23 a 6 nei confronti di Luca Morara. Tesei guarda la situazione. Non esegue il tiro nel migliore dei modi, ma ottiene lo stesso risultato di fare il punto e non perde un'altra biglia di vantaggio, già ne ha una di svantaggio. Certo che se il gioco è la parte superiore del miliardo, quindi difendersi diventa molto difficile, vediamo se... E fa soltanto un grillo 10 a 23 Morara nei confronti di Tesei. 10 Morara, 23 Tesei. Morara di spalla, ecco, come dir si voglia, si posiziona di fianco a pallino, ma adesso Tesei ha il gioco a favore. Tesei, un tiro semplice di tagliata, mette dentro entrambi sui righi a punto, adesso vediamo Morara di nuovo di spalla o lecco, quindi togliete voi. Ecco.
sembra corta, però c'è margine per arrivare, sembrava soltanto, è arrivata neanche bene. Adesso Tesei c'ha qualche problemino in più per prendere il punto, deve o colpire la sua sopra pari o fare lo stesso tiro di Molara, magari toccando un po' prima la sponda laterale per andare diretto sulla biglia rossa e quindi magari poterne fare anche 6, oppure leccando un po' meno e farne, tirare la biglia rossa di sotto, farne comunque 4 in ogni caso, un tiro non semplice in entrambe le scelte che fa. Tira da sotto, tira anche bene, bravo, bravo da sé. E fate vedere la strada. Chi copia di solito prende 4, invece chi copia in questo caso fa 2 punti e si porta a 25-10. Non acchita pallino e quindi perde un'opportunità, considerato che la sua arma migliore o una delle sue armi migliori era bocciata. Comunque la cosa che spicca di questo giocatore è l'assoluta tranquillità. Non fa mai gesti di nessun tipo, né di esultanza né di disapprovazione. Il giocatore è estremamente corretto, molto lineare. Sicuro di fare il punto, la biglia di vantaggio. Tesei si mette bene, dritto per dritto nei confronti di pallino, quindi non ci sono molte possibilità per Luca Morara di realizzare punti. Spinta e mette entrambe le sue biglie a punto rispetto a quelle dell'avversario. Non fa il calcio di pallino Tesei, così è, lo prende molto molto male, appena appena porta il gioco sotto. Chito Morara 12, Tesei 25. Stasera 10 per Morara, 22, 25 Tesei. Tesei si mette di fianco pari a pallino, non è semplice quando il pallino e la biglia sono posizionati così. Allora controlla il da farsi, non è dei migliori, ma un pizzico di fortuna fa il punto lo stesso. Tesei tenterà di andare lì
riesce nel suo intento. No? Morale di spinta per spingere via la vigna bianca, un po' troppo forte, poi se ne va anche la sua, rimane di due ma largo, adesso Tesei infilerà la biglia sicuramente tra la rossa e il bianco, il pallino. Se lo prende pari non lo fa, ne prende di metà. Rimane, però ci rimane spazio tra la biglia bianca e il pallino per Morara, che tira l'ultima biglia a disposizione in questa mano. Morara fa un bel tiro, adesso Tesei potrebbe andare di spinta sul pallino per tirarlo giù, c'è la biglia bianca a metà biliardo, se non sbaglia il tiro, non prende il rimpallo. Io ci tirerei stando dalla bocca, lui sceglie la strada dello sfaccio probabilmente. Allora non fa anche dei punti. Ha scelto la strada giusta, ha fatto il tiro giusto, sono 2 e 2 4, 2 di colore, 2 del virillo, sommati ai precedenti, fa 29, ah 22, 29 Tesei, 22 Morara. Minaccia di colore, vediamo la scelta di Tesei, che o tira giù una palla rossa o tira giù un pallino, probabilmente di spalla, cosiddetto scatolino, tenterà di tirare il pallino nella parte qua, lo fa passando per il castello. Il ragazzo gioca semplice ma gioca bene, 6 e fanno 37-22. Morara ampia scelta di tiro, il calcio della bianca, lo stacco dell'altra sulla destra della riquadratura, oppure la terza biglia, ma sceglie il calcio della bianca, la seconda da sinistra. Sembra scarsa, è scarsa, ne fa uno e va a 24, Tesei a 37, all'acchito Morara.
Umbrino 2 punti, 26, Morara 37, 6. Sì. Un po' aperto stavolta, fa un birillo solo. Morara spinge il pallino verso la sponda. Punteggio è 43-36, 26 Morara. Bello, un po' lungo, un po' troppo forza, c'era un po' più corto, si fermava dietro la rossa. Sbaglia il tiro perché voleva portare giù il pallino, ma l'ho preso troppo pieno, adesso è in difficoltà, rischio colore. Voce di Rimini se ne fa solamente due. Sei di colore, quindi sono 8 totale, va 34. E adesso ha l'acchito Morara, 34-43. Sono 9 punti di distacco. A 10 Morara si porta in vantaggio 44-43. Spinge la biglia bianca nel quadrante inferiore, Morara, la sua si ferma a filo, Tesei secondo me la rimetterà di fianco a pallino. Spinta per
allontanare la bianca dal pallino, fa un punto largo, ma comunque sempre per limitare il danno in un gioco di difesa, ma diversamente non può essere in questo caso. Se si appoggia a pallino, forte della biglia di vantaggio, Tesei deve andare lì di misura o anche tentare il tiro di calcio, ma molto rischioso, tenta di andare lì di misura, chiaro che deve dare un po' di spinta per essere sicuro di fare il punto, forse anche per tentare di farne 4, ma però uno soltanto, una biglia due punti, 45-44 per Tesei. Questa semifinale della terza gara provinciale singolo valevole per la qualificazione ai campionati nazionali del 2017 che si terranno a Bologna e precisamente all'Arci San Lazzaro. Generoso, Tesei boccia bene, ne fa 10, quindi risponde alla bocciata dell'avversario. Morara si porta 55 a 44. Hai detto più che io, allora qual è, no? Morara spinge sul pallino, ma lo spinge troppo forte, quindi si staccano sia la palla che il pallino dalla sponda. Adesso Tesei probabilmente tenterà il tiro di spalla o detto scatolino. In precedenza aveva realizzato anche i punti, qui si limita a portare il pallino in fondo al biliardo, nella parte bassa. Le due sponde, però mi sembra leggermente forte, ha preso il pallino pieno, quindi è rimasta lì, se lo prendeva a metà scappava via. Questa se è un pelino corta e così è, era perfetta, bastava 3-4 cm in più, era giustissima come direzione, mancava proprio quei 3-4 cm di forza per mettersi di fianco a pallino, attaccata a pallino al posto della rossa. Vediamo adesso dove sponde aperto, questa sembra ben direzionata. Comunque anche se sembra così semplice, gioca veramente di precisione, ragazzo. Ribalta per una volta la gara, adesso vediamo. Due biglie in mano, tratta ad aprire e gioco fare così. Adesso andrà probabilmente a tentare i 4 di colore, si porterebbe 48. Sono due biglie, 4 punti, 48-55.
Grande fair play tra i due giocatori estremamente corretti. Come già detto in precedenza, per Tesei e anche per Morara vale lo stesso discorso, sono veramente estremamente corretti ed è un piacere guardarli giocare. Rara colpisce via il bersaglio grosso, 8 si porta 56, quindi sopravanza Tesei di un punto, quindi 56 Morara, 55 Tesei, bella partita, ottime giocate, parecchi birilli. Il vincitore di questa partita affronterà Max Guidi in finale. Rompe il gioco Morara, porta il pallino nella parte inferiore del biliardo. Tesei si porta, sta leggermente larga, non curta ma larga, soprattutto lascia molto luce tra pallino e palla, è appena tirato Tesei, se Morara si infila lì dopo sono dolori. Pericolo lungo anche Morara, lascia spazio, se pressioniamo la sotto pallino era più complicato. Adesso vediamo Tesei, cosiddetta candela tagliata, comunque di tagliata, diretto sulla biglia rossa, con un po' di forza, anche se tocca pallino il punto lo fa lo stesso, non fa un gran punto, ma l'importante in questo caso è, visto che la biglia di vantaggio, è farlo un punto. Sembra molto tagliata, però più che altro forza eccessiva. Adesso ora la tira l'ultima biglia, però il punto è largo, se si mette bene dopo per Tesei sono dolori. Tenta di andare di precisione, un po' larga, però se ne sono viste delle peggiori. C'ha lo spazio con Tesei per arrivare lì, forse può anche giocare con un po' di spinta, se prende in mezzo c'ha le due biglie bianche sopra, certo che se lo prende scarso ce l'altro non sta dall'altra parte, ma facendo lo stesso tiro di Morara. Risponde con forza, vediamo se è decisione di spinta, secondo me è di spinta dall'impostazione, però sì, infatti con una leggera spinta è scarso, però lo fa lo stesso. Con quella forza si
Contro sorpasso 57-56 per Tesei, che adesso va all'Acchito. Infatti 10 l'ho bocciata precedente, vediamo questa. Sono altri 10. Questo è brando di rabocciare, forse 12, sì. Questi sono 12. 10. 12, 10. 10. Non sono pochi, lo stesso, si porta a 67-56. Vabbè, meno male. Forse non sono pochi. Davide Tesei contro Luca Morar. Non è sicuramente un giocatore distinto, però un giocatore molto preciso, giocate lineari, riflessivo anche se non troppo. Pallino è rischioso, tirare per fare o metti, si rischia poi di prendere l'impallo come è stato adesso. Ha sì 11 punti di vantaggio, ma ha 2 biglie in meno, quindi adesso deve per forza portarlo sotto, limitare i danni, che non è semplice, ha 2 biglie in posizione interessante per Morara. Vediamo che cosa è. Anche questo non è un gran tiro, una mano da dimenticare per Tesei. Morara secondo me si appoggia lì, forse lo spinge su. Sponda, ma la biglia rimane in posizione interessante. Ora deve rompere questa situazione, vediamo con che scelta. Stacco di pallino, scelta, bel tiro questo, anche se non ha fatto birilli, ma era importante rompere il gioco che si era preparato Tesei. Poteva anche portare a scopo a questo punto per Morara, cercare di contenere i danni. Certo, se Tesei non ci va vicino poi diventa un problema, ma se Tesei ci va vicino, contenere i danni, cioè fargliene fare soltanto 2, questa è una bella biglia, però e se boccia 70-71, come ti ho detto, non voglio portare rogne, il ragazzo è pericoloso. Ma secondo me c'è di effetto. E sto con la sua? No, la salita è larga e ne prende 4 adesso. 4 vuol dire usare 71 per il match. 4 per Tesei, 71-68. Si è bruciato pallino un'altra volta, è un errore da non fare. 71, stai più abbondante, mettilo un po' più su, ma
giocatore del suo livello, nelle sue capacità, non deve essere secondo in questa finale, questa semifinale, che si brucia, sono un po' tanti. Questi sono regali che fatti a un giocatore, a un campione come Morano, possono costare cari. Vediamo, postazione. No. Ci tira. Ci tira, secondo me, e non prende la parte giusta. Adesso Morara di nuovo vicino, se però è di fianco, no, questa volta è proprio sopra. Questo è veramente complicato da prendere per la capoccia. Il tiro di Tesei, ma punto largo, il gioco è a favore di Luca Morano. Chiaro che adesso si mette dalla parte opposta, questa è lunga, però se adesso Tesei si va vicino sono dolori. Ha un'unica alternativa, secondo me, andare in mezzo tra pallina rossa, la boccia rossa e pallino, più vicino a pallino possibile, ma a spondersi lì, non facile, molto più semplice da dirsi, però il tiro è quello, secondo me è un pelino forte, però se non tocca più, si mette in una bella posizione. Adesso Morara deve fare un bel tiro per liberare, fare anche 4. No, va di misura, se lo prende pieno. Bravo, 70 e boccia 70 per il match. Solo due per Morara, 72, 71. Si mette bene Tesei, scelta, si mette diritto a pallino, non può tirare Morara, ma non può neanche colpire perché è staccato, quindi deve fare un bel tiro. Il tiro è a fargli fare l'angolo. Quello che fa la rete. Questo è un bel tiro quello di Morara. Si porta a 76, ma ha la biglia di svantaggio, vediamo adesso Tesei dove si mette. Adesso deve stare attento perché manca soltanto due birilli all'avversario per fare partita. Ripeto, non è in posizione svantaggiata, dipende adesso da dove si mette, però è lontano dal pallino, lungo.
adesso tocca a Morara, che andrà ritagliata dalla Brocca per fermarsi sopra Pallino. Questa è la giocata che gli serve, però è scarso, il taglio sembra non so neppure se batte il punto, la forza è troppa, la direzione è sbagliata, tagliato poco e con molta forza, più forza di quanto serviva per arrivare lì, perché anche se avesse dato un po' meno forza poteva fare il punto lo stesso. Adesso gioca l'ultima, poi Teseni a 2 ed è a 71, certo lui a 76 potrebbe anche tentare partita, ma chiaro che se non la fa col pallino, che è l'unico modo che ha per fare partita, poi ne può prendere 10 di colore, quindi adesso secondo me si metterà lì per evitare guai peggiori. Chiaro che l'avversario tirerà ad aprire, anche in questo caso sembra corto, invece prima era lungo e molto e poco tagliato, questo è corto. Non sono un giocatore di questo livello, rischio di prendere quella sotto, prendi quella sotto, adesso sono dolori. Sono 5, 3 del Brillo. Metti il secondo di Tese, adesso boccia 76, sono 76 pari. 2, ok. Lo metti per la partita. No, no, lo strike è una cacca. Stiamo io. Sembra anche corta questa. Però sembra soltanto, forse tiro di due sponde interne, vediamo. Ecco, se l'è messo bene, vedi. Spero. Sembra anche larga, però dovrebbe andare a bersaglio uguale, vediamo se la forza c'è. Adesso Tesei ha una possibilità soltanto, quella di bocciare la biglia rossa che c'è dalla parte. Niente, vince. Sai Luca? Vince Morara, però devi metterne un'altra perché c'è un uso, una 76, ma a questo punto credo che non sia un'impresa titanica metterne un altro. Bello Luca! Bravo. Bravo.
vince Morara.